Tony, c'è qualche calciatore che tu dici, ok, in Brasile, che può essere il futuro Ronaldo, non uguale a te, perché come te non ci sarà mai nessuno. C'è qualche ragazzo giovane che tu dici, ok, cioè, è forte, è uno che può avere un futuro veramente fenomenale? Ma ci sono, adesso ho guardato la Coppa San Paolo dei Juniors. Endri che ha fatto, è un ragazzo da 15 anni. Mamma mia, ragazzi, ma 15 anni no. Che va forte già come... Lo puoi comprare tu col Cruzeiro? Ma che devo vendere Valladolid? No, perché sono entrati in discussione lì a Madrid, Barcellona, tutti in grande. Anto è un fenomeno, cioè è una roba, eh? È Ronny, è forte. Ma è troppo giovane, è bisogna piccolino. Vedere come si sviluppa questo ragazzo, perché non si sa. Magari fa ancora la differenza, però poi una volta che sei professionista, il livello solitamente si equilibra, no? Certo. Però c'è un talento incredibile, pazzesco, è pazzesco, ragazzi, 15 anni Antonio, 15 anni. 15 anni, mamma mia. Sì. No, ho visto anche un altro forte del San Paolo, si chiama Caio, anche lui del 2004, credo, forte, estremo, sinistro, sì. forte. L'anno scorso noi avevamo parlato qui di Kaiki, poi l'ha preso il Manchester City. Dei Fluminense, sì, vero? Esatto, sì. Lui, sì, Fluminense, bravo Ronny. Comunque lui. In Brasile nasce un giocatore ogni 20 minuti. Ormai, cioè io che odiavo guardare il calcio. Tu fai scouting adesso, eh? Oh, è incredibile. Ma guardo tantissimo il calcio, dai.